Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Ecco, siamo qua questa mattina, lavoriamo, è domenica e quindi si produce. Questa settimana è stata una settimana intensa, intensa perché abbiamo fatto due telegiornali in una settimana, che di solito ne faccio uno. E vabbè, comunque, il primo telegiornale abbiamo avuto il piacere di conoscere Savino Montaruli, che ci ha spiegato bene, molto bene, perché importante è stata questa proroga. Purtroppo non siamo riusciti a uscire ancora dalla Bolkestein, la politica ancora stanno discutendo, però intanto abbiamo una proroga al 2020 che appunto ci ha fatto capire che ci dava tempo. Tempo perché abbiamo visto che se andavano avanti i bandi, tutte le regioni, poi una volta che si erano fatti i bandi, era accettare la direttiva Bolkestein. E questa è quanto. Poi abbiamo fatto l'intervista ancora Marrigo Rosato, che ormai ne abbiamo fatte due o tre, ma è un piacere starlo ascoltare. Ma oggi non vi voglio parlare di Marrigo Rosato io oggi vi voglio parlare del suo figlio Matteo Rosato, che ecco, quindi, ecco, Matteo Rosato praticamente è un ragazzo di 26 anni, è un ragazzo che si dà tanto da fare e quindi i giovani che si danno da fare e hanno entusiasmo, è un piacere averli anche perché il futuro è in mano loro. Allora io l'altro giorno, ecco, vediamocelo qui la foto, ecco il 16 marzo, vedete, oh, non so se l'ho riuscita a vedere. Ho pubblicato, ecco, Matteo Rosato è lui, ecco, ho pubblicato questa foto e praticamente gli ho mandato un messaggio, mi sono fatta spiegare cos'era praticamente questo microcredito della Regione Lazio, perché a me piace, mi piace capire le cose, perché il mondo va avanti e noi delle volte rimaniamo indietro, invece questi giovani sono al passo coi tempi. Noi una volta avevamo bisogno di soldi e praticamente, aspetta, devo trovare l'orecchino che stavo facendo, era questo. E praticamente, ecco, una volta noi avevamo bisogno di soldi e cosa si faceva? Si prendeva, si andava in banca e in banca erano ben contenti di darti i soldi in prestito. Ma purtroppo adesso c'è crisi e quindi anche le banche non è che danno tanti soldi così facilmente, anche perché vogliono garanzie, vogliono, insomma, è un po' più fatica e quindi le attività, le piccole attività delle volte non sanno se sbaglio pinza, se sbaglio pinza, posso fare del bene, mi faccio male al dito. E quindi molte attività magari vogliono investire, vogliono rinnovarsi, hanno bisogno di comprare il furgone nuovo, insomma, lo sappiamo di cose per poter far andare avanti l'attività nostra, delle volte ci vogliono. Ecco, e praticamente Matteo dà una mano alle piccole attività in questo modo. E adesso, siccome io stamattina ero sveglia presto, visto che lui era online, mi ha dato un messaggino e gli ho detto: sei già sveglio? E lui fa: sì, sto andando a fare un giro al mercato di fondi, però purtroppo diluvia. E allora Infatti adesso ha pubblicato, adesso guardate, guardate che tempaccio, lo faccio vedere in diretta, l'ho appena pubblicato. Oh mamma mia, guardiamo sto video, vediamolo insieme, guardiamolo. Oh mamma mia, ma quanta acqua c'è? Mamma, ma che condizioni! Ma non è possibile una roba del genere. Ecco le condizioni degli ambulanti. Guardate lì, qua altro che mercato. E niente, allora spegniamo la registrazione e niente, ho chiesto a Matteo se ci spiega cos'è appunto il business clean e
praticamente come funziona il microcredito nella regione Lazio. E adesso vi mando in onda il vocale di Matteo che ci spiega questa sua, appunto, iniziativa che serve agli ambulanti per poter, oppure anche ai piccoli negozi, per poter mandare avanti la loro attività. Ecco, ascoltiamo il suo vocale. Buongiorno Sabine e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. È un onore per me avere l'opportunità di spiegare chi sono, cosa faccio e che cos'è il microcredito. Parto subito dicendo che sono un giovane ragazzo di 26 anni e vivo in provincia di Latina. Collaboro da 2 anni con l'associazione Imprese Oggi e sono da 1 anno nel direttivo dell'Associazione Nazionale Ambulanti. Sono inoltre iscritto nell'elenco dei tutor dell'Ente Nazionale del Microcredito, che è un organo di emanazione del Governo e del Ministero dello Sviluppo Economico. E il microcredito è uno strumento che viene, diciamo, è fatto apposta per permettere l'accesso al credito a tutti coloro che non hanno garanzie reali, quali possono essere le case, le loro proprietà, oppure si trovano in una situazione dove non hanno neppure reddito. Ti faccio l'esempio della regione Lazio. Sono venuti qui da me l'anno scorso alcuni ragazzi che non avevano neppure una busta paga, sono stati letteralmente cacciati dalle loro banche, dove erano correntisti, e sono venuti da me. Mi hanno spiegato la loro intenzione di avviare delle attività che potevano essere ambulanti, oppure negozi di abbigliamento, bar, ristoranti, pub, di tutto. Sono venuti da me, abbiamo messo nero su bianco, abbiamo fatto tutti i controlli e le verifiche del caso, e io assieme ai miei collaboratori abbiamo realizzato un progetto imprenditoriale. Abbiamo spiegato ai vari organi di competenza, in questo caso la Regione Lazio, abbiamo spiegato che cosa volevano fare questi ragazzi, perché si sono rivolti a noi come Associazione Imprese Oggi o Associazione Nazionale Ambulanti, e perché noi credevamo che le loro idee erano da finanziare. Bene, noi abbiamo spiegato che finanziando questi giovani imprenditori, oppure queste attività già esistenti che volevano fare delle migliorie, quali ad esempio un ristorante, ristrutturare tutto il locale, un ambulante, mettere la tenda elettrica anziché quella manuale, oppure cambiare il furgone perché il furgone attualmente in uso era usurato e necessitava di troppa manutenzione. Bene, grazie a me questi ragazzi sono riusciti a realizzare questi progetti. E diciamo che la media nella regione Lazio per ogni attività avviata con il microcredito ha creato posti di lavoro. Ti dico nello specifico, ogni attività avviata ha creato 1,7 posti di lavoro. Quindi per me è un onore aver contribuito nella mia provincia, ma non solo, perché io, come ti dicevo, sono abilitato in tutta Italia e finanziamenti e progetti li presento per imprese di tutta Italia. Sono onorato di contribuire all'economia del mio paese. Ti faccio l'esempio del mio comune di Fondi. Allora, qui l'anno scorso sono riuscito a far erogare all'incirca 1 milione d'euro. Quindi questi soldi hanno permesso non solo di realizzare nuove imprese e di aiutare quelle già esistenti, ma ha messo in moto un intero indotto. Pensa che hanno dovuto chiamare imprese edili per fare lavori di opere murarie, elettricisti per quanto riguarda gli impianti elettrici, muratori, l'arredamento dei locali. Quindi abbiamo messo in moto un sistema molto organizzato qui, diciamo, nel mio comprensorio. Non posso essere altro che onorato di questo. E invito tutti coloro che hanno difficoltà di accesso al credito bancario di rivolgersi a me, oppure ad un esponente, a un rappresentante o in un ufficio dell'Associazione Nazionale Ambulanti, perché almeno verrà messo in contatto con me e con i miei collaboratori e cercheremo di realizzare un'idea progettuale. Questo al fine di garantire una tranquillità da parte dell'imprenditore nello svolgere la sua, diciamo, attività giornaliera e quotidiana. Questi sono finanziamenti che cominciano ad essere rimborsati esattamente un anno dopo che sono stati spesi. Quindi questo strumento permette
agli imprenditori di lavorare, diciamo, sostenere questi investimenti e lavorare con tutta tranquillità perché la rata la comincia a pagare dopo un anno. Il fatto buono del microcredito è che molti ragazzi e soprattutto molte donne stanno venendo da me perché si trovano nella situazione di non avere reddito e quindi grazie a me stanno riuscendo a diciamo, realizzare le loro idee. E non c'è cosa più bella che aiutare una persona a realizzare i propri sogni. E quindi Sabine, il microcredito, te lo dico con tutto il cuore, sta facendo fare grandi cose in Italia, grandi cose all'Associazione Nazionale Ambulanti. Perché per l'80% noi ci occupiamo di ambulanti. Quindi da Milano fino a Palermo, chiunque avesse bisogno di informazioni o di questi strumenti, ci contatti perché siamo disp a disposizione di tutti. Grazie Sabina. Ringraziamo noi Matteo Rosato che ci ha spiegato e per oggi buona domenica a tutti, alla prossima puntata. Ciao da Gioia Emilia Romagna. Bacio a tutti, ciao!